got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV. Show, benvenuti in questa nuova puntata, sempre con me il mio amico Fisio. Ciao Fisio. Ciao Danilo. Ciao a tutti. Oggi siamo lungo l'Adda, siamo in questa bellissima località di Comazzo, probabilmente in provincia di Lodi. Da qui parte la nostra puntata oggi, Fisio. Oggi facciamo fuori strada. Che bei posti, cazzo. Hai visto? Bello davvero. Sì. Allora, bello. Intanto prima di partire, sai, con questi percorsi, le giornate, le uscite, bisogna sapere anche il meteo, giusto? Sì, anche perché tira un po' di vento, quindi un po' di nuvole, non so, ma tu hai... Io ho un'amica. Puoi sentire? Io ho un'amica, attenzione, ho un'amica, adesso chiamiamo Stefania, sentiamo. Stefania, pronto? Stefania, ci sei? Mi sento tirata in causa. Ragazzi! Che surprise! Mi chiamate, io arrivo. Servizio meteo così, di persona. Ma che flash! Addirittura. Ciao! Ciao Stevi. Allora ragazzi, sole c'è. Temperature, siamo indietro di 2 mesi, però vedo che siete vestiti bene anch'io. Quindi sappiamo. Venticello? E il venticello sempre contro. Io devo capire perché nella vita il vento è sempre contro a pedale. Sempre contro. Però anche quando poi rifai il percorso là, al contrario, gira. Io sai, io chiamerei anche un'altra persona perché so che tu sei amico di là. Io l'ho visto, ho detto, ho un'amica al meteo e ragazzi, è arrivata. Tu chiama il tuo amico, sentiamo se ci risponde. No, perché volevo un altro esperto anche del fuoristrada. Volevo un altro esperto. Marco, vieni a fare due salti? Fisio! Eccolo! Oh. No, ma ragazzi. Ciao ragazzi, Danilo, come andiamo? Qui abbiamo... Ciao! Va bene? Abbiamo finalmente un po' di pubblico femminile anche, di atlete femminile. Ragazzi, allora, per tutti i gusti, per tutti i colori, tutti gli stili, qua passiamo dalla strada, al freeride, al ciclismo, però l'enduro. Cos'è la base importante? La bici, giusto Marco? E il divertimento. Il divertimento. La natura, il sole, c'è... il vento. Allora sempre. Ragazzi, c'è il fisio, c'è il motociclista, c'è l'ex, c'è il meteo. Non ci manca niente, possiamo partire. Possiamo partire, sei pronto? Qui ci sono batteria, ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. Batteria. Ragazzi, batteria. Siamo pronti? Qua due motorizzati e due no, quindi ci toccherà far fatica. Sì. È spento anche oggi. Ma lui ce l'ha sempre spento quando siamo fermi, Marco. Sì, poi sì. Controlliamo alla fine la batteria. Poi io in pianura va 40 all'ora, lui ce l'ha, secondo me è taroccato. Ai ai ai, controlliamo. Bene, seguiteci questa puntata speciale con i nostri due ospiti che ci racconteranno un po' la loro storia. Esatto, siamo curiosi. Bene, andiamo, partiamo. Queste parti. Ciao. Siamo in giro, siamo vi sto facendo vedere un po' l'Adda, lungo l'Adda. E te cosa fai in giro? Io ho terminato la mia sessione mattiniera di mountain bike, adesso torno in trattoria a preparare
delle ricette per la riapertura, speriamo presto. Io vado con lui a assaggiare. Ah, io anche. Ma in trattoria? Sì. Ah, guarda, io ho un'idea. Vieni a fare un giro con noi e poi ti accompagniamo noi in trattoria, dai Dino. Va bene, dai. Allora, ok. Siamo? Assaggiamo le nuove ricette. Perfetto. Vai, allora grazie, Dino. Grazie di questa compagnia che mi fate. Grazie Dino, siccome tu sei di qua, di questa zona, è il tuo territorio dove passiamo, sì, anche noi, ci fai strada e ti seguiamo? Certamente, qui ci, vai, sono dei bellissimi percorsi in questo bellissimo parco, Parco Adda Sud, e c'è da pedalare, ragazzi. Andiamo, andiamo, dai. Andiamo. Vai avanti te, noi ti seguiamo e... Vai, andiamo io e te, Fisio, ci sei? Puro? Vai, dai, andiamo di là, vai. Thank you.
Marco, se vai, qua è un punto di passaggio dei nostri giri. Noi qui lungo l'Adda abbiamo, vedi, questi boschi, questi passaggi, e comunque ci si può divertire. Tu oggi sei con un'estrema, diciamo. Sono in passeggio totale io oggi. Oggi ti stai facendo fare la passeggiata, sciogli gomme, sgambattine. Sgambi motore. Sì, no, ma mi piace, perché almeno mi godo proprio il paesaggio allo stato puro. E qui è meraviglioso, ti dico la verità, arrivare in macchina non mi sarei mai aspettato di trovare una location del genere, proprio in mezzo al verde. A pochi chilometri da Milano, forse. Spettacolare. La tua stagione? Bici nuova, squadra nuova, team nuovo, quando è che inizi a divertirti con le gare? La squadra si chiama Patisce ma non fallisce, sono io. Faccio tutto da solo perché mi piace, dopo essere stato servito e riverito per tutta la vita, in pista mi piace arrangiarmi con gli amici, quindi adesso iniziamo a correre, ma ripeto, io vado per fare le braccialate la sera, non certo per fare risultato, quindi è un modo come oggi per vedere posti nuovi, conoscere gente nuova e divertirsi, perché comunque ti metti sempre alla prova quando fai una gara, e mi ha aperto veramente un mondo la mountain bike elettrica. Hai visto, Stefania? Da bike show, il meteo, e oggi in bicicletta, e ti abbiamo portato in mountain bike. Qua alle porte di Milano, vedi i paesaggi che abbiamo. Infatti mi stavo godendo proprio questo panorama, l'Adda, davvero un posto fantastico, effettivamente. Io che ti dico sempre che sono una fighetta da strada, perché vado sempre con la bici da strada sull'asfalto, ammetto che non potrei con l'altra bici godermi un posto come questo, e ti ringrazio, anche se devo ancora prendere la mano, nei saliscendi, sui tronchi, ecco. Devi insegnarmi un po' ad andare. Comunque col fuoristrada, poi se c'è un problema, abbiamo il fisio. Fisio, sei pronto te? Sono pronto, presente, sempre pronto. Marco, ma viene anche fisio? Viene ogni tanto alle gare? Io vengo a fare le costine. Dice, ma non è ancora venuto. No, l'anno scorso c'era l'EWS, è vero, c'era. Però mi aspettava sempre vicino alla fontana in cima e arrivavo, cioè, dura. Io potrei venire a mangiarle le costine. Anch'io. Abbiamo già fatto il gruppo nuovo 2021. Allora, credo che io e Stefania veniamo per le costine. Io vengo a assaggiare le costine, così vediamo se è tutto a posto, se vanno bene. Se c'è il vinello metto giusto. Un po' di spezie. E allora lì siamo pronti. Però Marco, hai visto che è passato dalla mountain bike alla gravel? Ma adesso vedrai che piano piano la domestichiamo anche lui. E ritorna alle bike. Bravissima, a guadarlo. Sì. Diciamo che prima ho fatto finta, poi vabbè, l'ho rifatto. Vabbè, non si vedrà però, ho fatto bene. Ragazzi, ma mica è finita, perché adesso c'è il bello. Cioè, adesso c'è un passaggio particolare, i tronchi, ragazzi. Qua è un po'... Molto trial adesso. Molto trial, molto survival qua. Molto Spartan Race. Spartan Race, ce la faremo? Ora prendo questa qua in prestito. Fisio, ce la faremo. Ma i tronchi bisogna farli a piedi con la bici, sai? Ora no, ha già cambiato. Ragazzi, continuiamo la nostra pedalata, che poi c'è Dino, Dino, sei pronto? Prontissimo. Dino, non dovevamo perdere Dino, ragazzi. Dino, sono pronto anch'io, quindi Dino è importante, giusto? Dino è il numero uno. Ecco, quindi andiamo i tronchi, dai. Andiamo i tronchi. Via, i tronchi.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Ragazzi, questi sono i tronchi, Fisio, siamo i tronchi, noi ci proviamo. E io devo passare da lì, ma sei sicuro? Oh ragazzi, spero di non cadere dentro nel canale, perché non è che sono Dino. Andiamo, andiamo ragazzi. Madonna, ma te sei fuori. Ma paura di... Ma adesso devi tornare, se... Eh sì, dobbiamo andare a fare il filmato col drone. Di qua no? Non lavarmi. Piano. Di lì? C'è fonda l'acqua, non capisco. Quanto fonda l'acqua? Non è serve lo zainetto come si usa il cambio, prova dai, dentro di... cioè non decisissimo, vedo lì, tan, bello lì. Faccio così, dai. Poi metto di lì. Io vado a mollo nell'acqua, sai che cadi in acqua, sicuro no, come piange. No, come no. Allora, metti di qua, ti incito. No, voglio capire, aspetta, se vado di là, lì però ti incarti dentro lì. Sì, perché là c'è più... No, sono più lì, Marco, fai su lì, però c'è più corrente. Sì, boh, fammi vedere quanto affonda qua. No, ci vai tu incisi. Sì, qua vai. Sì, sì, non andare su lì, Marco, prendi il traverso, il tronco. Vai su lì e basta. Vado. Vai. Parti. Vado, quando vuoi. C'è un piede a mollo dell'acqua, devi andare più forte. Non appoggiatevi di peso. No, non vuoi cadere. Era tutta finta! No! Soffro di vertigini! Safari, ragazzi! Se taglio verso destra lì, Fisio, se taglio verso l'altra parte. C'è il bucone lì o mettiti sopra. Qua non è male, secondo me, perché è vicino comunque. Infatti, via che prendo velocità. Ci prendi, fai così, questo, guarda, così. Noi ci mettiamo qua. Sì, vado? Sì, ci serve. Vai Marco! Vai! Vai! Che grande! Perché l'altro piede senza mettere la molla mi sa congelare. Poveri noi che non abbiamo filmato. Filmio. Fisio, oh, sensazioni? Allora ragazzi, Fisio si è sdraiato. Fisio. Mi ha ingannato, stavo andando a destra, avevo la mia traiettoria, Danilo mi ha detto vai dall'altra parte, distratto, boom, botto. Dai, di la verità, volevi fare sul flash. No, volevo girarlo un po' da figo, ma mi sono fatto davanti. Ragazzi, abbiamo perso il momento, ma abbiamo preso l'altro momento. Ma secondo me non si è visto.
Sì, ma poi noi non lo mettiamo in televisione. Quindi vai. Sono tranquillo. Tranquillo, nessuno vede. Tranquillo, figlio. Parla. Sai che io non le metto in televisione, no, queste cose. Sono tranquillo, guarda, questa volta. Ti piace il percorso? Bellissimo, bello, davvero. Essere alle porte di Milano e fare questi percorsi non pensavo davvero. Da approfondire perché relax, natura, bello. Bello. Macho, macho. Macho è scatenato, mi stai divertendo anche lui, pensavo di fare tutto piatto, noioso, invece comunque nel piatto lo stiamo facendo comunque divertire. Ma lui lo sa che se gli facciamo fare i salti? No, non lo sa. I salti, ragazzi, dopo i tronchi, dopo i tronchi i salti, ragazzi. Vediamo come se la cava. Andiamo, andiamo, a dopo. Ciao. Guarda che grinta il figlio, come mena. Oh, oh,
Come poi venire su di lì con quella roba lì? Che numero! Ho fatto fatica io a salire di lì. Che numero, Fisio! Bel numero, dai! Sì? Due e il tre, insomma. Vai, vai! One break is gonna take all afternoon and tonight, tomorrow morning. But that's all right. I ain't had a day off now in over a year. This Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong to get a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Ah, beh, però lì sì. No, ma ammazzo di fuori. Ma vai giù così, Di sicuro. Ho fatto di quelle robe. No, ma bendato. Hai ripreso che... Molto bravo, sembra uno che arriva dalle moto e che ha sempre fatto mountain bike. Dove è andato il Fisio? È andato giù? Sì, è andato giù Fisio. Allora, Marco, grande. Grande, grande Marco. Visto alla cieca. Guarda il Fisio! Sì, arriva Fisio. Fa tutto il... Faccio questo. Ragazzi, faccio. Guarda Dino. Oh, ormai si lascia il cerchio. Ecco. Dì che pezzi ho fatto, diglielo, no. Diglielo te. Strappo allora, il col fango. Vi farò vedere dopo. Non rende. Però ragazzi, non facciamo fare i salti a Dino perché abbiamo andato in trattoria. Oh, guarda, che se l'ha risolto. Mi voglio rifare, cioè, adesso li sorprendo. Cosa fai? Scendi di là, Fisio. Fisio, non farti male che abbiamo un risotto da mangiare, ragazzi. Ormai c'entra Dino. Guarda, attenzione, siamo pronti. Attenzione. Guarda che alto. Wow! Guarda che è più facile quello di quello. Oh, ma l'ho prenotato giù tutto. Allora. Te lo dico. Io. È più facile quello di quello. Fisio, gli si è spenta. Marco. Diciamo Marco, si è spenta la luce a teoria. Ma qua? Si è spento. Oh, solo in alcune serate dopo mezzanotte l'ho visto con la luce più spenta di adesso. Mi si è chiusa la vena. Ragazzi, io ho avuto paura per... Mi si è chiusa la vena. Per lui. Per adesso facciamo un altro giretto, qualche altro saltino. Qualcuno Marco ha le chiavi delle leve? Sì. Vuoi fare qualche saltino ancora? Dai, andiamo. Vai, dai, che qua c'è un po' da divertirsi.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. E io ti riprendo. Non posso, non posso, no. Dai, fisio! No, ho preso il fisio, non riesco. Guarda, guarda di là, dai, oh. Sto filmando. E questo andrei in giro ovunque. Oh, dai. No, e poi sono strette le mie ruote. Oh, se sbaglio sono cavoli. Cioè, no, no. Guarda com'è. No. Io dovrebbero tappare quella buca. Subito romantico, dai. Vai, taglia. Vediamo di stare in piedi. Ma no, perché sono strette queste ruote? Adesso si gasa, eh! Ragazzi, siamo lungo l'Adda, i miei ospiti di oggi, e Marco Melandri, Stefania Andriola, poi c'è Dino, mitico Dino e il fisio.
Allora ragazzi, siamo arrivati al momento più importante del nostro giro. Vedo. Uno dei più attesi, direi. Non avete fame, Marco proprio... No, io vi faccio compagnia. Marco proprio non ha fame. Fisio... Io non ho fame. Scusato. Ragazzi, siamo in trattoria. Andiamo? Andiamo, dai. No, vai. Riparliamone da seduti. Parleremo con Melandri e la Stefania, però a tavola, ragazzi. Ok, sono pronti, ragazzi. Pronti a Dino. Dino! Dino! Allora ragazzi, siamo arrivati al momento giusto, poco dietro, caminetto, situazione è stata dura oggi, però vale la pena. Un massaggino si Oggi te la sei cavata, Andrea. Chi? Oggi. Chi? Di chi stai parlando? Pensavamo per farti no, per lui ci vuole un massaggino, ci vuole. Oggi poi ha picchiato, oggi quindi... Però dopo ci sarà una sorpresa, perché Danilo ha fatto un po' di scuola con me i giorni scorsi. Ecco, comunque, se eravamo in telecronaca, la caduta come la commentavi, Marco? Esagerato, ultimo giro, è andato lungo, ha tentato sorpasso e chiuso davanti. Al rilascio del freno. Ha avuto fare il fenomeno, diciamolo, Diciamo che, come disse Stone, era un certo Valentino Rossi, la tua ambizione supera il tuo talento. La ricordo molto bene, Jerez. Ecco, quindi siamo qua da Dino e Teresa, grazie Dino intanto ancora per l'ospitalità. No, grazie a voi. Grazie Dino. Il giro di oggi com'è stato? Un bel giretto, Marco? Ah, favoloso. Territorio. Dico, passare poi dalla tangenziale, tutto asfalto, trovarsi in mezzo ai boschi, cioè non me l'aspettavo, quindi bello, poi carino, tutto guidato, un po' di acqua, di freschino. Quindi quando vi arrivi a fare le telecroniche vieni a trovarsi che facciamo i giretti, certo, facciamo qualche giro. Fisio. Ricordi vocali. Alleniamo fisio perché dobbiamo allenarlo. Gli compriamo due rotelline adesso. Ecco. Andata meglio se fai, è andata meno. Decisamente. Sì, dai. La previsione, se dovevi fare una previsione della giornata. Tanta alta pressione sempre. Ma quell'alta che pressione. Nel tempo. Però qui è stato nella bassa pressione perché è caduto, quindi. Va bene. Comunque... Devo, no, ma c'è stata una raffica di vento. Anche oggi vado a casa un po' così. Allora, dopo Marco ci deve abbandonare, ci lascerà, però credo che non salti la degustazione. No, preso un cestino, porto. Marco, allora, l'appuntamento te con le gare durante la stagione, i tifosi, gli appassionati ti potranno vedere in gara con le bike, giusto? Sì, ma non si perdono tanto se non vengono. Con me. Però si diverte. Vedono dei posti meravigliosi, quello sì. E se vogliono divertirsi, però si diverte. No, tutte le domeniche vuote. Quando non sarò a fare telecronache sarò comunque in giro in bici da qualche parte a vedere posti nuovi, gare o non gare. Io ti vedo nei filmati sempre nei boschi del Trentino, ormai conosci tutti i sentieri del Trentino. La uso proprio da scoprire posti nuovi. Quest'estate mi piacerebbe fare veramente tipo il giro di una settimana per i rifugi in quota, proprio prendi, parti, due batterie, ti fermi nei rifugi in quota a improvvisare. Fisio, ci autoinvitiamo noi. Ti stavo dicendo, Trentino, dobbiamo organizzare... Prima in cantina, passiamo in cantina un giorno a fare il pieno. E poi allora, andiamo a pedalare. Beh, allora andiamo a trovare Ignazio, andiamo a trovare. Facciamo il pieno. Pieno qua, c'è vino Moser. La tappa da Moser è d'obbligo, direi, dai. Sì, qua mi sembra che l'importante sia sempre avere vino e la benzina, e cose da mangiare. La benzina, cos'è che dicono, la lettera dei day, giusto? Sì, poi quello che dicevamo quindi... anche prima, la classe non è acqua ma è vino. Però io ho visto le visite che fate con Ignazio, sarà meglio prima andare in bici, poi andare alla cantina. Integriamo. Diventa un po' difficile, dopo la cantina, però vabbè, ci possiamo provare. Assaggiamo, partiamo con gli assaggi. Vai. Io sono pronto. Tanto facciamo un brindisi. Ai nostri ospiti, sì. Alla bicicletta. Salute. E a Dino che ci ospita. Grazie Dino. Grazie a voi. Grazie. We'll be right back.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Vai. Il salame è uno strano, quello dell'altra volta, non me lo posso dimenticare. Ci adeguiamo per tutti i locali. Che sacrificio. Ma che salto hai fatto oggi con la bici? Io venire fuori motore quando abbiamo fatto lo sprint. Strappone da paura. Comunque una mini forcellina ci vorrebbe su quella bici. Ammortizzata? Piccolino, almeno un cilindro. Tipo per tipo le bici da Roubaix. Spettacolo. No, però è bello perché puoi fare sia quella grave che quella mountain bike. Adesso poi ti voglio misurare la febbre quando fai gli strappi un po' lunghi. Uno sterrato e. Nelle radici. Secondo me oggi ho fatto un po' di troppo estremo con quella, però sono divertito. Sei manubrio, sembra una corna di bue, sembra. Forse sì. Sì. Però si sta bene qua, visto? Molto bene. Gabinetto, sì. Locale romantico, vedi? Locale romantico. E Dino, poi grande Dino. Dino non ci fa mancare niente, Dino, grazie. Vedi la mountain bike, lo spirito che abbiamo, Spagna. È un altro, mi piace molto questo spirito. È un altro livello, dai. Adesso vi faccio assaggiare anche questo. Facciamo. Vai Marco. Assaggia questo qui. Questo qui è il mio amico. Un assaggino giusto per, dai. Basta, devo guidare. Grazie. Sì, bianco. Così? Grazie. Vai, passo a fisio. Come ti sembra oggi? La giornata? Vai fisio. Giornata fantastica. Al fisio voglio io l'onore di versare. Sì. Dicevo, una giornata? Una giornata fantastica in mezzo alla natura. In un posto che non conoscevo e grazie a questa uscita ho conosciuto, davvero bello. L'acqua, i prodotti, i formaggi. Questo è il nostro spirito di ciclismo, di fare bicicletta. Cioè, altro che barretta, cioè guarda. No, noi siamo per compagnia, amicizia, vedi, degustazione, territorio. Per stare in mezzo alla natura è fondamentale, soprattutto in questo periodo, secondo me, di privazioni, rigenera. E qui da Dino per noi è un punto di ristoro fisso. E per noi è come essere a casa, vedi, c'è il camino caldo, poi Dino ci prepara, quando sa che arriviamo accende il camino e ci crea l'ambiente giusto, e anche i nostri amici che ci raggiungono, che sono qui, perché sono un po' di amici. Quindi devo solamente avere meno paura nelle discese. Ma ci sono io a insegnarti, ho insegnato a Enzo, ai nostri amici, e gli spiego come si va in mountain bike, come si va in bicicletta, siamo qui apposta, vedi? Devo prendere lezioni da te, Danilo. Ecco, bene, però c'è vicino altri che prendono altre lezioni, che sono forti, fanno anche le gare invece. Cioè ci devono essere i primi e anche gli ultimi nelle gare, quindi è giusto che ci vada anch'io, no? Marco, ti vengo a fare compagnia allora, se ci vogliono gli ultimi. Organizziamo, una volta ti invito, ti trovo una vicino e facciamo un weekend assieme. Guarda, mi fai felice come un bambino, perché organizziamo. Però il mio spirito sai che è quello di partecipare e anche divertirmi. Mio. No, io fare le grigliate la sera prima, diretta. Ma io sento sempre parlare di mangiare. Cioè in bici si consuma. Ragazzi, se bene mangiare andiamo anche noi,
Allora, quando si fa l'agonismo si fa tante rinunce, Marco, certo. anche nel motociclismo non è che devi fare l'atleta. Io bevevo un giorno all'anno. Marco, perché bisogna fare gli atleti anche nel motociclismo, perché magari uno pensa moto, stai seduto, sì, c'è il motore, non fai fatica. Insomma, dillo, spiegalo un po'. No, è duro. Anche perché fai tutta la gara, è come un cronometro, fai la gara fuori soglia sempre. Però io un po' anche perché non mi piaceva l'alcol, cioè non mi è mai piaciuto, un paio di giornate all'anno mi dava un po' alla gioia, diciamo. Adesso invece dai, con un buon bicchiere di vino, quasi anche il rosso inizia a piacere. Ho sempre avuto solo il bianco. Davvero? Mangio per più. Sì, ma ho iniziato 3 mesi fa. Anche. Perché alle gare confermo che non beveva mai. Cioè, allora, qui posso dire. Adesso invece. Allora, vedi, si qui impegna. Lo posso dire. Preso il braccio forte. Marco sta passando una fase che io ho passato, sono un po' più vecchio, che ho passato post gare. Perché non bevevo mai il vino, ho cominciato a assaggiare a tavola, a gustarmi i prodotti, il vino, così adesso me li gusto. Quando correvo, zero. Perché no? Poi dopo magari se inizi, dopo ti piace, vai. Quindi zero, quello che non conosci non lo sai. Quindi. È bello anche. I miei amici mi chiamavano Boero, con un Boero ero sbronzo, quindi adesso più o meno uguale, però esatto. Faccio almeno le foto col bicchiere di vino in mano. Beh, ma allora i superbike. Tu? Niente. Niente. E fisio? È meglio non raccontare il fisio. Io ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Queste miscerie In Europa tutto sotto controllo. Fuori Europa, quello che è rimasto, che è successo fuori Europa è rimasto fuori Europa. Fuori Europa. Sì. Ecco. È un po' come il film Una notte da leoni. Quello che succede a Bangkok rimane a Bangkok. Aia ragazzi, vale. Andiamo avanti a mangiare adesso, ragazzi. Basta vino, se no qua. Ragazzi, primo risotto, questo è tipico della zona di Melzo, perché c'è dentro il gorgonzola ed è fatto la mia zona. La tua zona, perfetto. Zona. Il miele, e qui il miele, ragazzi, wow. Il miele e le pere. Wow. Meraviglioso, fantastico. Grande vino. Grazie per abbinarci però il vino bianco o rosso. Ecco, Dino. Questo Marco ha chiesto, si beve col vino bianco, si abbina al vino bianco o rosso? Io di solito vado sempre di rosso. Bravo! Vedi come c'è una fase del rosso, Stefania? Abbiamo rosso. Allora brindiamo. Andiamo col rosso. Un altro cibo. Questo fantastico riso. Sì. Vai, andiamo. E quando ci siamo conosciuti noi allora da niente. Ero, ragazzi, ai bei tempi d'oro. Ero giovane. Ragazzi, ero giovane anch'io. Cin. Eccomi con il riso dalle 3 province, perché riunisce Milano con il risotto alla milanese, la raspadura con la provincia di Lodi e la salsiccia all'interno della provincia di Cremona. Perciò riso delle 3 province. Spettacolo, grazie mille. Sempre con riso Carnaroli di Paolo. Io faccio l'assaggio come sempre. Grazie Dino numero uno. Qui da Gino e Teresa. Tra l'altro questa è una trattoria del 1756, giusto Dino? Sì. Storica. Cioè ragazzi ha più di 300 anni. Una storia lunga. La famiglia quest'anno fa 60 anni qua. Fatelo raccontare da Dino. Noi come gestione quest'anno è il 60esimo. 60 anni. Complimenti. La trattoria... I documenti che ho trovato 1756. Sì. Cioè sembra proprio di essere in un altro mondo quando XIII secolo e la locanda invece risulta dal 1756. Risulta dal 1756. Sì, i documenti che ho trovato è casa in affitto d'uso osteria 1756 di catasto. Ragazzi siamo arrivati alla parte, nella parte finale, nel senso dei saluti al nostro ospite, al nostro amico fisio. Intanto ringraziamo Marco Melandri perché è stato il nostro ospite, è stato veramente... Marco, siamo contenti. Grazie a voi per aver mangiato da natalizia. Prossimo pranzo matrimoniale ti aspettiamo. Dai, ci sto. Io vengo da testimone perché il vestito l'ho pronto. Fisio l'ha visto. L'abbiamo fatto fare insieme. Abbiamo un Louis Taylor che fa paura. Sartoria artigianale. Caro ragazzi, siamo internazionali. Siamo sul pezzo, come si dice. Quindi, bene, grazie Marco. Grazie a te, Danilo. Fisio,
alla prossima. Lo aspettiamo sempre. Aspettiamo qua con noi con Bike Shore. Eccomi qua con la terza portata, tortelli cremati tipici della zona di Crema, preparati con gli amaretti. Non chiamateli davanti a un cremasco ravioli, perché non ve li serve. Quindi si chiamano? Tortelli. Tortelli cremaschi. Tortelli cremaschi. C'è il detto, o li ami o li odi, per il loro tipico sapore molto dolce dovuto agli amaretti. Quindi noi adesso facciamo un sacrificio. Sì, dai, farò questo sacrificio. Vediamo. Secondo me. Io li amerò sicuramente. Adesso vediamo se li amiamo. Grazie. Vediamo. Prevedo una pioggia di tortelli. Allora, previsione meteo dei tortelli. Come potete vedere dall'immagine che arriva dal tavolo, prevedo una pioggia di tortelli buonissimi, bagnati da un buon vino rosso in questo posto stupendo. Ricordiamo che il vino è buonissimo in Moser. E poi prevedo tantissimo sole dopo averli mangiati. Va bene, fisio. Io prevedo, dopo averli mangiati, tantissima nanna. Ragazzi, allora, vino numero uno. Numero uno, non poteva essere che un numero uno, certo, un ex ciclista, quindi un amico vero. E ragazzi, ma poi fisio, come va lui, lui, ma lui, guarda, allora abbiamo iniziato a uscire, qui lo dico, abbiamo iniziato a uscire qualche mese fa, faceva fatica all'inizio, ragazzi, ma adesso va già come un treno, va forte con la mountain bike, pedala e poi ci vizia, vedete ragazzi, ci vizia. Guarda Danilo, io non resisto, fisio già rovinato, io degusto, ragazzi. Diceva, o li odi o li ami, li amo. Vediamo. Via, vado ad assaggiare anch'io, ragazzi. Assaggio, faccio per voi, per Bike Show, ricordatevi. Che lo so, è un duro lavoro, qualcuno dovrà pur farlo. La televisione è difficile, dura da fatta fare. Di momenti difficili. Tanti anni. Ma poi Stefania ha iniziato, quando è che abbiamo iniziato? Bike Show? 2007? Faccio dentro qui. 2007. Abbiamo iniziato nel 2007. Ragazzi, nel 2007 abbiamo iniziato con Bike Show, io e Stefania. E sono stati degli anni stupendi, tra l'altro. E abbiamo fatto tanti anni e abbiamo fatto anche Bike Meteo. Sì, ma anche il Bike Show. Andava avanti con, avevamo un sacco di ospiti ogni puntata. Belli abbiamo anni. Fatto sui percorsi del Giro d'Italia, siamo andati alle Gran Fondo, siamo andati a Monte Carlo. Ragazzi, speciale Tour de France in esclusiva col principe Alberto di Monaco. Stefania faceva le interviste ai campioni, faceva con un francese speciale, dico francese, sì. Però abbiamo fatto delle esclusive anche importanti. E... Beh ragazzi, io assaggio anch'io, perché vedo Stefania che va, assaggiamo i tortelli. Sì, e poi sono fatti con la pasta matta, senza le uova. Anche qui c'è una tecnica particolare per fare tenere la cottura e il tortello. L'impasto, sì, viene fatto con senza uova. Ragazzi, uno spettacolo unico. Grazie a Dino, grazie a sua sorella, perché qui da Gino e Teresa, ricordate, a Marzano si mangia, che è uno spettacolo. Super spettacolo. Prodotti tipici delle zone e le vecchie tradizioni. Ma poi si sente. Si sente. Bene, amici di Bike Show, siamo arrivati in conclusione di questa puntata. Innanzitutto, grazie con Stefania Andriola. Stefania, tanto grazie, sei stata molto carina e gentile. Sei venuta a fare mountain bike oggi, dai, un po' di mountain bike e degustazione. Direi una super degustazione. Mi sa che volete convincervi a lasciare la bici da strada per venire mountain bike, così ci sono buone possibilità. Allora, abbiamo fatto vedere le nostre zone, i nostri territori, la natura, come andare in bicicletta e godersi anche il paesaggio, le tradizioni, qua in trattoria, da Gino e Teresa. I prodotti tipici meravigliosi, abbiamo cercato di corromperti dalla strada. Secondo me la strada è buona, ragazzi. Mi sa che Stefania Andreola, mi sa che passa la mountain bike e ai giri con noi, i nostri ciclodoro. Sì, però solo se facciamo tappa qua. Ah, noi questa è l'oasi del ciclista.
Poi adesso Andrea, anche lui è entrato nel nostro gruppo della degustazione. Andrea, ti stiamo corrompendo anche te. Io mi associo a quello che hai detto prima, se si fa tappa qua mi toccherà essere ancora di voi. Certo che sì, assolutamente. Bene, Dino, grazie ancora, tanto per l'ospitalità. Grazie Dino. Veramente non potete non passare di qua in bici e a fare degustazione. Io farei un brindisi in chiusura. Quindi grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Voi. Grazie. E l'appuntamento è sempre con Bike Show TV, sempre con noi, e viva la bicicletta. Ciao a tutti. Ciao. 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 I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Show TV.